Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostrerò come fare lo zampone fatti in casa. Visto che Natale sta per arrivare, noi ci portiamo avanti. Quindi ci servirà uno stingo di maiale grande, così. Questo qua pesa intorno ai 2 kg. Poi ci servirà un coltello ben affilato. E adesso iniziamo, mi raccomando, tanta pazienza, perché dobbiamo fare un lavoro certosino. Dobbiamo andare a disossare, ma come? In questo modo. Con il coltello, mi raccomando, ben affilato, dobbiamo andare a togliere tutta la carne lasciando la cotenna, perché è quella che ci servirà per fare poi, per riempirle. La utilizzeremo appunto come sacca. Quindi vado a disossare. In questo modo, vedete? La carne che dopo preleviamo la dobbiamo tagliare a coltello molto finemente, perché poi ci servirà per fare il ripieno. Quando facciamo attenzione a non bucare la cotenna, mi raccomando, non avete premura, ma dovete fare le cose con tanta calma. Sare, giriamo la cotenna in questo modo. Non vi preoccupate se lasciate poi la carne attaccata alla cotenna, perché poi quando finiremo l'andremo a togliere un po'. Quando arriviamo in questa parte dove c'è la parte del gomito, che non è il gomito, è la parte del ginocchio, diciamo, dobbiamo andare a rompere l'osso, non l'osso questo puntito, ma l'osso della gamba. Quindi mi raccomando, senza bucare la cotenna, dobbiamo andare a tagliare questa parte. Troviamo la parte dell'osso e tagliamo. Vedete? Però ancora non abbiamo finito, perché ancora dobbiamo scavare e cercare di togliere più osso possibile. Dopo averlo disossato, ecco come si presenta il nostro stingo. Vedete? Adesso io vado a togliere un pochino di grasso in eccesso. Guardate il di dentro com'è, è venuto perfetto. Vedete? Ho anche tagliato l'osso. Perfetto. Quindi adesso vado a togliere il grasso in eccesso, dopodiché lo metto da parte e andiamo a preparare il ripieno. Naturalmente qua c'è un buco che non ho fatto io, ma il mio macellaio me l'ha dato così. Naturalmente credo che questo qua è il buco che fanno per appendere il maiale, quindi io poi andrò a cucire questo buco che hanno creato. Bene, adesso con il coltello lo vado a pulire, mi raccomando, sempre facendo attenzione a non bucare la cotenna. Togliere tutto, ovviamente, perché questo è quello che rilascerà poi la parte più succosa. Bene, adesso prendiamo il nostro piedino e lo mettiamo da parte.
Vado a tagliare dalla carne che ho tolto, vado a prelevare 400 grammi di carne. Preleviamo, alla fine ho prelevato 500 grammi di polpa di maiale. Se avete il tritacarne, passate all'interno del tritacarne, altrimenti, come me, sempre con tanta pazienza, andiamo a tagliare la carne sottilissima, quindi in pezzetti piccolissimi. Un coltello ben affilato che ci aiuterà, ci agevolerà il lavoro. Vedete? Così. Lo mettiamo all'interno di una ciotola. Di mangiare lo zampone fatto con le vostre mani, non potete capire la soddisfazione grande. Io non amo lo zampone, quello comprato ad esempio. Non piace. Preferisco questo fatto in casa. E faccio la stessa cosa fino al termine della carne. Dopo aver tagliato la polpa di maiale finissima, averla tritata per bene con il coltello, la metto da parte e faccio la stessa cosa con la cotenna. Ci serviranno 400 grammi di cotenna. Quindi prendo la cotenna, la vado a tagliare a striscioline, così, e dopodiché la vado a tagliare come la polpa. All'interno della ciotolina con la polpa di maiale che abbiamo tritato. Ci vediamo al lavoro terminato. Bene, adesso andiamo a vedere tutti gli altri ingredienti che ci occorreranno per il ripieno appunto dello zampone. Quindi all'interno di questa ciotola abbiamo 500 g di polpa di maiale e 400 grammi di cotenna. Poi ci servirà 25 grammi di sale, 10 grammi di zucchero, uno spicchio d'aglio, 4 chiodi di garofano che andremo a macinare, a pestare con un batticarne. Poi ci servirà un pizzico di noce moscata, un pizzico di cannella, un pizzico di paprika, un pizzico di pepe. Io ho questo 4 stagioni, però voi potete utilizzare anche il pepe nero. Mezzo bicchiere di vino rosso. Prima di tutto vado a tagliare lo spicchio d'aglio a metà. Tolgo l'anima, questa parte verde, sia da un lato che dall'altro, e dopodiché lo vado a tritare con il coltello. Molto finemente. Bene, prendo l'aglio tritato e lo inserisco all'interno della carne. Adesso aggiungo la paprika, quindi un cucchiaino circa, la cannella, proprio un pizzico, noce moscata, un
il pepe. Lo zucchero. Il sale. I chiodi di garofano e il vino. E vado ad impastare il tutto. Bene, adesso lo lasciamo così a riposare un attimino e nel frattempo ci andiamo ad occupare dello stinco. Adesso vado a bruciare con un cannellino questi peli di qua, questi qua, e dopo vado a cucire come prima parte questa, la parte del piede. È arrivato il momento di andare a cucire questa parte. Ci servirà un ago come questo, con la punta un po' inclinata, e lo spago per alimenti. Dobbiamo bucare prima una parte, dopo buchiamo l'altra. Tiriamo. Ci aiutiamo anche con una pezza perché scivola. In questo modo. Così. E adesso dobbiamo bucare questa parte e questa parte. E stringiamo bene così, e adesso continuo fino a farlo tutto. Vi faccio vedere il lavoro terminato dopo averlo cucito. Anzi, sono stata brava, voi potete fare naturalmente di meglio. Andiamo a riempire il nostro piede. Quindi prendiamo il condimento, diamo un'altra bella mescolata. Così, e lo andiamo a riempire. E premiamo. Prendo sempre l'ago con il filo, con lo spago, e vado a cucire questa parte, quindi poi questa qua la andrò a ritagliare. Dopo aver cucito anche questa parte, con un coltello ho praticato dei fori. Adesso con l'ago vado a infilzarlo in questo modo.
potete fare aiutare, perché la cotenna è dura, l'ago fa male. Arrivati alla fine, lo tiriamo, capovolgiamo e dobbiamo praticamente stringere, quindi tirando insieme. Che io non ho forza, quindi lo faremo fare a William, sperando che non lo spacca sto spago. Tieni, prego. Adesso prendiamo le due estremità di spago e andiamo a fare un nodo. Con lo spago più lungo vado a tenere il piede in questo modo, così. Lo vado passando attorno, tiro. Però sembra facendo attenzione a non far spaccare, a non far rompere lo spago. Do un'altra girata, tiro, un'altra girata, tiro, così. E adesso andiamo a fare il nodo, quindi giro due volte all'interno e stringo per bene. Faccio un altro nodo. Bene. Aggiustiamo. Bene, l'ho chiuso. Ho fatto anche un nodino per appenderlo, perché adesso lo dobbiamo tenere per 24 ore appeso a temperatura ambiente. Vi ricordo che dovrà essere appeso in un luogo comunque fresco, e il mio zampone è pronto. Adesso lo vado ad appendere. Sono trascorsi 24 ore da quando l'ho appeso a temperatura ambiente. Adesso, come vedete qua sotto, c'è uno strofinaccio, lo vado a chiudere all'interno. In questo modo formo una caramella e con lo spago lo vado a legare. Mi sono dimenticata di andare a bucare la parte della zampa, quindi con un coltello vado a bucare in questo modo solo la parte della zampa, quindi richiudo. Adesso lo metto in ammollo con l'acqua per 12 ore. Adesso lo lascio in questo modo, quindi in ammollo, si deve coprire tutto per 12 ore. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!